Il pareggio col Carpi ormai è il passato, anche se la gara di Pasquetta del Cabassi nel Pescara ha lasciato la sensazione che i tre punti fossero davvero alla portata. Specie nella ripresa, dove il ritmo della formazione di Beppe Pillone si è alzato notevolmente. Stamattina seduta a porte chiuse per un Delfino che col Verona potrebbe rivedere un Adriatico pieno e ribollente di passione, per una gara nella quale rivalità calcistica ed esigenze di classifica saranno intrecciate. Pillone riavrà Scognamiglio in difesa, probabilmente a fianco di Bettella, positivo a Carpi. Torna anche Bruno, mentre saranno out Gravillon del Sole Canutè. Altri risultati sono stati comunque favoriti, buoni per noi. Diciamo che la vittoria ci portava in alto nei playoff, quindi sicuramente abbiamo fatto secondo me una buona partita, un buon secondo tempo e ci meritavamo comunque la vittoria. Poi purtroppo abbiamo subito anche due o tre occasioni dove pure loro potevano andare in vantaggio, quindi alla fine è stata una partita tirata. Nel secondo tempo avete avuto tante occasioni per vincere questa partita e nel secondo tempo si è rivisto un Pescara davvero all'altezza. Sì, nel secondo tempo avevamo più spazi di manovra, quindi tra le linee avevamo più tempo di gioco, quindi abbiamo creato di più il secondo tempo. Il primo tempo comunque ci siamo un attimo studiati tutte e due le squadre. Comunque affrontare il Carpi non è facile perché loro giocano un calcio comunque sempre aereo, quindi non è facile giocare a pallone. Ci puntiamo perché ancora non è detto niente, comunque nel calcio non si sa mai, però secondo me se con il Verona facciamo una gran partita siamo quasi dentro. In casa Verona invece c'è aria pesante, la squadra di Fabio Grosso, battuta sonoramente al Bentegodi dal Benevento lunedì pomeriggio in ritiro in Romagna. In caso di risultato negativo per il tecnico abruzzese sarebbe la fine dell'avventura in gialloblu. Il Pescara dal canto suo invece ha l'obbligo di fare risultato. Insieme a Lecce, tra le squadre di alta classifica, è l'unica che non ha riposato e lo farà la settimana prossima dopo la sfida con gli Scaligeri. Arrivare alla pausa con tre punti in tasca sarebbe fondamentale per il rush finale che deve portare in dote gli spareggi in promozione.